FIFA 21 Legacy Edition per Switch rappresenta un interessante esperimento socioculturale. 500 anni da oggi, quando il Covid sarà finalmente un ricordo e gli americani avranno ucciso l'ultimo tizio random di colore, i più illustri studiosi comportamentali analizzeranno a ritroso Electronic Arts, FIFA 21 Legacy Edition e quelle povere vittime che lo hanno comprato. Perché state tranquilli che quelle vittime ci sono intorno a noi, camminano camuffati da esseri umani normali. Li vedete alla fermata della metro, con la loro mascherina sotto il mento. Sorridono, scherzano con l'amichetto di turno, con cui parlano amabilmente a distanza da scatarrata. Eppure, nonostante tutto, stanno soffrendo. Ve ne accorgete dal modo in cui camminano, dall'incedere poco sicuro, le gambe divaricate più del normale. Cercano di mantenere una dignità, ma nel profondo sanno di essere stati violati da FIFA 21 Legacy Edition. Quei signori giapponesi di Konami, con il loro PES, hanno avuto la decenza di chiamarlo aggiornamento stagionale. Gli americani di Electronic Arts preferiscono invece la dicitura Legacy Edition, che fa molto più professionale, onestamente. Quindi abbiamo FIFA 21 in edizione standard per le piattaforme potenti, quelle che c'hanno i pugni nelle mani, una cosa tipo da PC, PS4, Xbox One. E poi c'è FIFA 21 Legacy Edition, che se non sei inglese e non parli bene la lingua, sembra che sia una versione speciale del gioco, perché dice Edition e dice Legacy, che suona molto tipo leggenda. Minchia, siamo fortunati noi che giochiamo su Switch, abbiamo le edizioni speciali. Anzi, addirittura meglio che speciali, abbiamo le edizioni Legacy. Ora, ovviamente, la Legacy Edition di FIFA 21 altro non è che FIFA 20 con i giocatori reindirizzati alle squadre di quest'anno, per la modica cifra di 50 euro. E no, in questo momento non ha importanza che l'economia mondiale sia in ginocchio, che migliaia di persone muoiano ogni giorno, che buona parte della popolazione passi la giornata a tossire sputando alveoli polmonari o a respirare da un tubo infilato dentro la trachea. No, bambini, quello che conta è che sulla copertina abbiamo finalmente Mbappé invece che Cristiano Ronaldo. E non è una cosa da sottovalutare. E a questo punto, ragazzi, permettetemi, ma onestamente, secondo me, la colpa non è nemmeno di Electronic Arts. La gente compra FIFA 21 a prescindere da ciò che il gioco offre. Mi spiego meglio. Pensiamo ad esempio alle galline, ok? Diciamo che avete un'azienda che vende petti di pollo al dettaglio, ok? Un giorno vi svegliate bene e pensate, minchia, oggi ammazzo 700 galline e ottenete 700 petti di pollo. 700 petti di pollo che poi andate a mettere all'interno di eleganti confezioni. Riuscite a vendere una certa quantità di petti di pollo, ma non proprio tutti. Quindi alcuni scadono, vanno a male e iniziano a puzzare tipo culo. A questo punto avete due soluzioni possibili. O buttate i petti di pollo andati a male, oppure cambiate l'etichetta e indicate che in realtà scadono tra un mese. Puzzano lo stesso di culo, sono gli stessi pezzi di pollo, ma c'è scritto che scadono dopo. Ecco, in sintesi questo è quello che ha fatto Electronic Arts con FIFA 21. E per carità, c'è gente con due neuroni che capisce che il pollo puzza, ci mette il naso sopra, si accorge che evidentemente sto pollo è scaduto e gli mette un roboante 2 su 10 sulle pagine di IGN.com, la testata di videogiochi più importante a livello internazionale. Purtroppo, però, c'è anche chi si lascia convincere dallo sguardo intelligente di Mbappé, paga i suoi 50 euro al GameStop di fiducia e si accorge troppo tardi di aver subito un furto legalizzato. E parliamo appunto di furto legalizzato, cari miei telespettatori, perché Electronic Arts scrive tutto in maniera molto esplicita sul sito ufficiale, non sta cercando di nascondere niente. Te lo dice che non c'è nessuna novità, anzi fa anche di meglio, ti dice che FIFA 21 Legacy Edition è basato sulle innovazioni nel gameplay di FIFA 20, che vabbè, era basato sulle innovazioni nel gameplay di FIFA 19, ma questa ovviamente è un'altra storia. Insomma ragazzi, cambiano etichetta, la gente i soldi glieli dà lo stesso e io personalmente non me la sento più di dirgli che sono cretini.
Ora, su TikTok c'è una tizia americana che è arrivata a fare circa 1 milione di iscritti. Non fa assolutamente nulla di particolare, però ha 2 tette enormi, veste molto scollata e con una certa frequenza all'interno dei video saltella. Punto. Sta tizia si chiama Yelz Zero, ok? Non fa nient'altro. Gli utenti la adorano perché ha le tette e visualizzano i suoi video tipo zanzare su un emorroide. Sta tipa non fa nulla, non cambia nulla, non aggiunge niente, si limita a riproporre lo stesso contenuto, nella fattispecie 2 tette enormi. E io ragazzi rispetto sicuramente più lei, che almeno me le fa vedere da un'angolatura un po' diversa, piuttosto che Electronic Arts che ti incura sempre nello stesso modo. Ma voi supportateci con i link in descrizione. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, condividete e commentate. Perché se lo dico con questa voce fa più effetto. E noi ci risentiamo alla prossima.